divisione per risolvere questa questione. Allora, oggi qui al Senato avete votato delle mozioni sull'oro della Banca d'Italia. Abbiamo visto che la maggioranza si è fermata con delle mozioni, diciamo, come si può dire, interlocutorie, mentre voi vi siete un po' spinti oltre con la mozione che ha presentato il senatore Fazzalari, che tra l'altro abbiamo intervistato un paio di giorni fa. Allora, lei che impressione ha del comportamento della maggioranza su questa vicenda? Hanno tirato indietro il braccio? Guardi, facciamo chiarezza anche perché questa è una battaglia nostra da sempre, ovvero quella della titolarità, della proprietà delle riserve auree, che per noi è allo Stato e al popolo italiano e non è alle banche. Il dibattito di oggi nasce grazie alla mozione di Fratelli d'Italia, a cui poi si sono aggiunte legittimamente altre mozioni, quindi siamo noi che abbiamo aperto il dibattito e voglio aggiungere che dopo la mozione abbiamo anche fatto il question time rivolto al Presidente Conte su questa stessa materia, cioè ovvero definire con chi chiarezza, una volta per tutte, la titolarità, la proprietà delle riserve auree. La custodia è della banca, ma la proprietà, per noi la proprietà, lo ripeto, è dello Stato e del popolo italiano. E questo abbiamo chiesto nella nostra mozione e ci sarebbe piaciuto che anche gli amici della Lega l'approvassero. Invece la maggioranza è giunta a un paradosso, perché nelle piazze sollecita, anzi dichiara che l'oro della banca è del popolo, però poi nel palazzo e nella mozione in realtà la mozione è fuffa, mi permetto di dire, perché attendismo e rinvio, perché chiede a al governo, quindi chiede a se stessa sostanzialmente, di esprimersi e di risolvere la questione nell'ambito del rispetto chiaramente delle indicazioni e del perimetro europeo su questa materia. Beh, allora forse se si vuole essere sovranisti, il primo passo è proprio quello di difendere le riserve auree che sono garanzia di sovranità e di indipendenza. Un'ultima questione che riguarda la vicenda Tria. Se lei dovesse un po' riassumere questo scontro intorno al Ministro dell'Economia sul decreto per i rimborsi ai clienti truffati sulle banche, allo scontro e gli attacchi anche personali che hanno subito alcuni collaboratori di Tria, che cosa potrebbe dire su come vengono gestiti certi dossier nel governo e nella maggioranza e su come